Nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso a Firenze è presentato il volume Firenze Lockdown di Gianni Vannucchi. 60 scatti fotografici in bianco e nero in un libro che mostrano una Firenze deserta, quasi surreale, e poi le persone che pian piano tornano protagoniste della scena. Il lavoro che ha fatto Vannucchi su Firenze durante il lockdown è un colpo al cuore, perché chi l'ha potuta vivere in quei momenti egoisticamente anche si è trovato anche inebriato da tanta bellezza, però ci ricorda il momento di una città, di una comunità ferita, in difficoltà, disorientata, spaventata, e quella desolazione, il bianco e nero che lui ha scelto, sono davvero un modo per descrivere bene i sentimenti che aveva anche chi attraversava quegli spazi magnifici, così belli, ma anche inquietanti, no? Perché erano il segno di un messaggio di preoccupazione, di un momento di difficoltà. La mia passione per la fotografia, abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo, mi ha fatto scoprire una Firenze inedita, cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava magicamente fosse sparito tutto il turismo, tutti i cittadini completamente vuota. E quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti che mi hanno praticamente emozionato, perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me, cioè che io viaggiassi per Ponte Vecchio e fosse tutto mio, Piazza della Signoria fosse tutta mia. E quindi questo, con la macchina fotografica, mi ha permesso di immortalare questo evento che speriamo non sia più ripetibile. E lo stesso poi nello sviluppo del riaprire, del ritornare alla normalità, le persone che piano piano si sono riappropriate della loro autonomia, del poter circolare tranquillamente. E specialmente nei primi giorni di riapertura, che si circolava con le mascherine, non si vedeva più gli sguardi delle persone perché coperte le mascherine, ma erano nei loro occhi che si andava a cercare quello che emozionava, o almeno il riessere tutti insieme, il poter comunicare tutti insieme. La Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale nei giorni scorsi ha indetto una giornata di dibattito sul grande tema del lavoro e quindi dei lavoratori dello spettacolo e le loro tutele. Giornata che ha visto una collaborazione con i sindacati, che ha evidenziato proposte che vanno dall'osservatorio ad un tavolo appunto per tutelare i lavoratori di questo settore specifico. Devo dire che una parola che raramente emerge quando si parla di cultura è la parola lavoro. La cultura è lavoro, dà lavoro, crea lavoro. Anche per i non addetti strettamente allo spettacolo o alla messa in scena. Il tema dello spettacolo è particolarmente rilevante perché abbiamo assistito in questi anni a una importante novità normativa e oggi vorremmo valutare lo stato dell'arte, a che punto è, quali sono le difficoltà di applicazione di questo strumento, l'indennità di lavoro intermittente, che sembrava appunto poter rispondere alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo. Sappiamo che non è così, che non è così accessibile e che ha parecchi limiti. Noi come Consiglio regionale possiamo fare almeno un paio di cose. Una è sollecitare i livelli istituzionali con atti di indirizzo perché si attivino per migliorare la legge. L'altra cosa più puntuale è fare noi stessi una proposta di legge al Parlamento di modifica della legge che introduce l'indennità, per apportare quei correttivi che emergessero come necessari. Stamattina serve appunto a tracciare un quadro nel quale inserire questa riflessione insieme alle componenti sindacali, locali e nazionali, ai lavoratori, agli operatori culturali che vogliono condividere con noi questo percorso di approfondimento. A seguito anche del Covid, il Covid ha messo in evidenza una grande criticità per gli lavoratori dello spettacolo, perché molti di loro sono lavoratori autonomi, quindi le prestazioni sono parcellizzate, discontinue e spesso di natura autonoma. Ovviamente per questi lavoratori, come per la generalità del rapporto autonomo, non è prevista una forma di disoccupazione o di cassa integrazione o di FIS. Ecco, durante il Covid questo problema è emerso in modo drammatico, perché questi lavoratori avevano perso il loro sostentamento, quindi sono state emanate delle misure spot con dei bonus 800 euro, 1000 euro, insomma cose abbastanza non strutturali, criticità che magari ci auguriamo possano essere rimodulate. Ecco.
con un intervento di legge. La proposta che pensiamo di fare è proprio di trovare una soluzione che sia un'alternativa a quello che è stato votato anche ultimamente in Parlamento, anche perché abbiamo visto che tanti lavoratori non stanno logicamente utilizzando il sistema, perché diciamo, è più penalizzante rispetto alla NASPI, quindi rimane principalmente il primo obiettivo utilizzare anche per i lavoratori dello spettacolo la NASPI. Il problema appunto è che i contratti come vengono fatti oggi da tante società che non rispettano pienamente i contratti nazionali portano a non raggiungere il minimo delle giornate, nemmeno appunto né per la nuova normativa né per la NASPI normale. Quindi abbiamo idea di proporre stamani mattina una legge nuova da poter proporre, o meglio, cercare di appunto portare poi in votazione tramite appunto la Regione Toscana un nuovo sistema che possa dare più aiuto ai lavoratori dello spettacolo. In definitiva, quando il lavoratore viene chiamato a lavorare, spesso e volentieri viene chiamato per una giornata, due giornate o se va bene anche una settimana. Questo sistema bisogna cercare di abolirlo, nel senso quando viene fatta una produzione sappiamo che la produzione ha sempre una preparazione e quindi un termine largo, minimo è di appunto dai 15 ai 30 giorni, quindi il contratto minimo dovrebbe essere fatto un lavoratore dello spettacolo, dovrebbe essere almeno in quella misura. E poi logicamente, essendo molte le persone si approcciano inizialmente al mondo dello spettacolo e appunto vengono spesso e volentieri utilizzati sistemi non molto corretti, allora bisogna trovare anche lì un accordo a livello nazionale, non solo regionale, dove le giornate lavorative comunque sia devono essere veramente minime per poter dare un sussidio, se no le persone poi non proseguiranno mai sul percorso culturale dello spettacolo. L'idea che ci è venuta e che oggi proporremo è proprio di preparare, fare un protocollo di osservatorio con la regione, di osservatorio sul mondo dello spettacolo, per cercare di mappare e capire bene il contesto e di conseguenza poi mirare anche le politiche e le suggestioni che come naturalmente organizzazioni sindacali possiamo fare. Non ci sono oggi molti lavoratori perché naturalmente lavorano e loro non possono permettersi di prendere permesso sindacale o permesso personale per venire qui, abbiamo però fatto diverse riunioni e l'idea è proprio questa, cercare di capire il contesto per poi riuscire a mettere, diciamo così, le mani su quello che potrebbe essere più utile per le lavoratrici e i lavoratori di questo settore. Bisogna pensare a un'indennità che va a dare una risposta a chi lavora in questo settore dell'arte, dove le ore di lavoro si misurano male, come l'attività di un giornalista anche, vorrei dire. Sono quindi attività che hanno tutta una serie di preparazione, di studio che va oltre le ore di effettivo lavoro, non si timbra il cartellino quando... e quindi ci vuole un'indennità completamente diversa. Ma il vero problema poi, al di là delle difficoltà specifiche del settore, è le risorse. Bisogna che la politica italiana decida di investire nell'arte, nello spettacolo e di fare un investimento serio. Noi si investe una parte di PIL ridicola, quindi vengano fuori queste elemosine come modo per sostenere il settore, che sono di per sé, al di là della forma che è sbagliata, il problema è delle risorse che ci si mette e non sono quelle sufficienti. Ci sono state votazioni nel Parlamento europeo dove invece anche l'Italia è tutta convinta, bisogna fare leggi a sostegno del settore, poi si va a tradurre in cifre e non ci sono gli investimenti adeguati. Quindi in Francia esiste una normativa dal 1965, 1965, su questa cosa, che addirittura sulle ore annuali lavorate dà un incentivo importante per i 10 mesi dell'anno successivo. In Italia si è fatta questa elemosina che mediamente va a premiare il 20% di chi ci lavora, quindi l'80 è fuori, e una media di 1.500 euro l'anno, che quindi uno se lavora 2-3 mesi come giornate effettive con 1.500 euro deve andare a fare il pizzaiolo, poi con tutto rispetto per i pizzaioli, per mangiare la sera. Quindi una normativa inadeguata, la regione ha delle idee, oggi ce le cominceranno un po' a spiegare. Nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso a Firenze è inaugurata la mostra Superfici del Silenzio dell'artista pontederese Gianfranco Tognarelli. Il nostro spazio espositivo del Consiglio regionale si apre e dà grandi e nuove opportunità agli artisti della Toscana. Un'intuizione che viene da lontano di mettere a disposizione il nostro palazzo per promuovere l'arte e le produzioni artistiche della nostra regione, e credo che questa sia una delle iniziative più apprezzate rispetto a come utilizzare il luogo pubblico, quello del Palazzo del Pegaso, per fare in modo per far crescere la Toscana tutta diffusa qua a Firenze nella nostra sede. Fa piacere vedere la valenza di questo pittore, di questo concittadino che parte da lontano e arriva
fino a, questo ambito astratto dove i colori si fondono e danno delle sensazioni e delle emozioni importanti, come abbiamo ascoltato anche dalla critica. Questa pittura è una pittura che può essere aperta a tante interpretazioni, ma soprattutto è una pittura estremamente piacevole che spero che il pubblico possa incontrare e divertircisi vedendo queste cose. Questa mostra valorizza una parte importante della produzione di Gianfranco realizzata tra il 2010 e il 2024, la sua opera astratta, incisa e pittorica, un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ad aderire tanto al mondo di oggi in termini di messaggio, di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità. Penso che il visitatore troverà grande interesse in questa mostra e venga stimolato anche da questa arte particolare che è astratta ma al tempo stesso mantiene delle dimensioni, le dimensioni dello spazio, le dimensioni architettoniche, una grandiosità che è qualcosa di particolare della sigla di questo artista. Il silenzio è quello che serve per comprendere un quadro, bisogna porsi di fronte al quadro e cercare appunto di riceverne l'emozione che dà, e questo deve essere fatto nel silenzio, secondo me, ecco. In Regione Toscana ha presentata la seconda edizione del progetto Vivere Meglio di EMPAP, ente nazionale di previdenza e di assistenza per psicologi che promuove l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. Una nuova campagna dedicata ai cittadini di Toscana, Emilia Romagna e Marche colpite dalle recenti alluvioni. 1.600 saranno gli interventi gratuiti completi di consulenza psicologica o psicoterapica, di cui 600 riguarderanno le province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Per le persone che abitano nelle province alluvionate offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. Quindi il trattamento invece è dal vivo, mediato peraltro dai medici di medicina generale di quei territori in questa fase. Noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni, che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento dell'alluvionale che c'è stato a novembre, questa fascia di età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni, ad esempio, si è trovata già a veder messa in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti. Durante la pandemia hanno perso il diploma, hanno perso i primi anni di università, qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Per quanto riguarda la fascia 25-29 anni, a maggior ragione, sono ragazzi che si stavano trovando a immaginare i propri progetti di vita adulta e che magari si stanno adesso trovando a dover o rientrare nelle proprie case con i propri genitori perché magari la loro casa è stata danneggiata dall'alluvione, o magari si trovano nella situazione contraria, cioè si sono trovati a dover accogliere i propri genitori che magari hanno avuto le case danneggiate o addirittura i propri nonni, tutto questo mettendo in crisi le relazioni sociali per come le stavano progettando. In questo modo, con il sostegno a cui possono accedere attraverso il progetto Vivere Meglio, possiamo andare a prevenire la cronicizzazione di fenomeni di ansia, depressione, di insicurezza, in modo tale che possano riprendere a progettare la propria vita con maggiore serenità. Credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengano ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura
della mente, quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto. Una collaborazione che ci sentiamo in dovere di promuovere e di rendere in termini istituzionali a conoscenza di tutti quei cittadini che potranno usufruire di questo beneficio, che non è soltanto ovviamente per l'aspetto di carattere economico, ma diventerà soprattutto per la salute e per il benessere delle persone.